Ciao ragazzi! Oggi ho un ospite, prego con gli effetti speciali. Ta-da! Grande, grande! Ta-da! Il Menon si è comprato la bici nuova e la disimballa qua nello studio. Ovviamente, non potevo. Allora, un po' di privacy, scusate. No, molto bene. Molto bene. Allora, la bici in questione è la Canyon Grizz CFSL8 Suspension. Credo di sì. L'ha comprata lui. Credo di sì. È una allora, gravel con l'ammortizzatore. A me serviva quello. Boh. Colore? E... Matcha Splash. Sì, è un pochino verdino. C'è un po' di splash, sì, vabbè. Non importa. Allora, prima di procedere con l'apertura del pacco, due o tre notizie su Canyon. Prima cosa, garanzia, 2 anni più 4, cioè Canyon aggiunge 4 anni alla garanzia classica legale per persone fisiche che c'è su tutti i prodotti che comprate. Cosa importante, se qualcuno vuole acquistare la bici usata, la garanzia aggiuntiva dei 4 anni non è cedibile. Quindi nei 2 anni eventualmente l'acquisterà, se ad esempio dopo 6 mesi avrà ancora 1 anno e mezzo di garanzia, mentre l'altra non è cedibile. Altra cosa molto importante, faccio le pause perché poi metto, sai, la sigletta così, hai capito? Va bene. Comunque, altra cosa molto importante per chi sta cercando una bici Canyon e non la trova sul sito, a parte fare il classico avvisami appena arriva, che devo dire vanno in stock abbastanza velocemente, ma potrà anche contattare Canyon. Questa è un'informazione tra l'altro che non c'è scritta da nessuna parte. Contattando Canyon viene inserito in una wish list, quindi ipotizzando di voler acquistare questa bici, chiedo questo modello della taglia e il colore che desidero, prima del riassortimento, ad esempio se il riassortimento avviene di lunedì, loro il venerdì mi chiamano e mi dicono anche l'ora esatta con il giorno, in modo tale che io ho una priorità e posso acquistarla prima di altre persone. Altro da dire? Disimballiamo. Montiamola. Beh, la bici, beh, Canyon si sa che vende. Ah no, devi dire, Guido, cosa importante, perché io sono venuto da te e mi avvalgo della tua professionalità. Sì. Però per i comuni mortali, quando spediscono la bici, sì, ti avvisano con il tracking e tutto quanto, e in più ti forniscono un video di 2 o 3 minuti che ti insegna a montartela da solo passo dopo passo. È un bel, sì, è un bel plus. Sì. Sì, in realtà la bici, da quello che, perché sì, lui il video me l'ha girato, è praticamente montata, addirittura la ruota dietro è montata, quindi c'è da montare il tubo reggisella, lo sterzo, cioè il manubrio, ruota davanti e la ruota davanti. Sì, basta, basta. Basta. Bene ragazzi, procediamo con lo sballaggio. Ah, che bella. Aspetta, aspetta che devo girare la scatola, che questa è troppo bella. Enjoy the run, the ride. Enjoy the ride. Il tuo inglese sta migliorando. Yeah. Ok, e vai così. Allora, prima cosa, tiriamo fuori il box accessori. Devo mostrare qua il box accessori. Ah, ci sono anche i pedali da fighetto. Non lo so, erano sul sito, io li ho comprati. E gli ho detto, Menon, ma hai comprato i Crank Brother? E lui mi fa, cosa sono? Non sono i pedali che ho. No, non sono gli SPD, sono i Crank Brother. Però sono belli, sono belli. Basta che funzionano, io non lo so. Sì, molto carini. Facciamo vedere i Crank Brother. Crank Brother. Il tuo inglese sta migliorando veramente, Menon, che... Ah, ha comprato anche i portaborracce. Portaborracce. Sì. Un bello l'inclusive da Canyon, eh? Molto bene, ma dovrebbe esserci anche il kit con gli attrezzi. Non è lì dentro, nell'accessories box. No. Ah, aspetta Guido, aspetta. Attenzione. Qua è tutto una scatola cinese. Ecco, ecco, ecco. Un altro pacco. Let's get started! Ai ai ai, oggi una figuraccia, scusate per tutti voi che sapete bene l'inglese, scusate. Qua c'è la guida, se ti può interessare. Bene. Voilà! Che bella questa. Questa cos'è? Una pochette. Sai cos'è questa qui? La sacca per il rifornimento. Ai ai ai, non lo so cosa sia. Effettivamente sembra proprio la sacca. È la sacca del rifornimento. Vabbè, vabbè. For you. Prima cosa. Madonna, quanta bella roba che c'è qua. Ah, il telescopico. Ci sono le istruzioni del telescopico. Mamma mia. Il telescopico. Hai il reggiseria telescopico su questa bici, no? Ah, quello che si alza e si abbassa? Sì. Perché fai i tratti tecnici. Ah, boh, a posto. Ma non ci credo.
Ma hai anche la pompa per la forcella. Ma io l'avevo portata, pensavo di fare... Canyon ha pensato a tutto. Grande Canyon. Ma che bello. I catadriotti. Ah, questi li mettiamo, eh. Sì, sì, sì. Vabbè, senti. Mettiamoli qua. Adesso no? Mettiamo un po' di roba qui. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, prima cosa. Sella. È già che è telescopica questa, ma pensa a te. Quindi dobbiamo mettere anche il filo, del telescopico, mio nonno. Ma la sella è... È una physic, la sella. Infatti, immagina, dovrò cambiarla. Non ti gusta? No, il mio culo non va bene per physic. Scusate la terminologia tecnica. È vero, ogni sella ha il suo culo e ogni culo la sua sella. Vabbè. Belli questi dischi qua. Belli, bella bella. Questi dischi qua sono anche belli leggeri. Breeze. Questa gomma è proprio da provare, G1 Beat. Molto carina, con questi micro tasselli. Beh, è molto parente di questa, Sì, è molto sì. Strada bianca. Sì, proprio... sì. Non male, non male. Vabbè, lasciamola lì. Questo cartone qua. Allora, mio nonno, mi ha lasciato un po' perplesso il reggisella telescopico. Ecco. Perché ovviamente non posso infilare la sella e basta. Comunque adesso meno la bici. Aspetta. Tiriamo via un po' di cartone. Ah, qua c'è tensione, c'è un... Vedi? E te l'ho detto, arriva, per il telescopio. Arriva un filo qualcosa. Allora, facciamo una cosa, Menon. Sì. Estraiamo la bici, che tanto peserà poco. Questa bici pesa 10.22 kg. Lo scatolone possiamo metterlo... Scatolone, tirato. Il Joy Drive. Ah, qua ci vuole una chiave. Guarda, ah, gli lasciamo anche questo pratico. Abbiamo anche il cavalletto. E questa è una gran comodità. Fantastico. Allora, questa è una taglia S per il Menon, che è alto 1,74. E di cavallo ho circa 80-82. Comunque sempre su Canyon, per scegliere la taglia, ti danno le giuste indicazioni per misurare cavallo e altezza, e in base alle due misure ti dicono la taglia che hai. Ho visto che hai il manubrio da 42, la pipa da 70 e le pedivelle da 170 su questa qua. Per me è arabo, però. Vabbè, tu fa un cenno con la testa. Va bene, sì sì. È così? Bravo, meno tu stacca. Comunque è bellissimo, perché c'è... Meno male che c'è la doppia videocamera, sennò... Sono sempre di spalle. No, ma va bene, meno tanto c'è l'altra videocamera lì, sennò... Ma questi di Canyon mi lasciano il rapporto più grande, con la cosa in tensione. Non si fa. Va bene. L'hanno fatto per il trasporto. Cosa gli diciamo della bici, Menon? Allora, tutta montata, te l'ho io in carbonio innanzitutto. Tutta montata GRX 800, monocorona da 40 davanti, 11-42 dietro. Vabbè, la particolarità è la forcella Rudy su questa, perché la Canyon Grizzly inizialmente era rigida e poi è stata introdotta questa con la forcella. Forcella da 30 mm di escursione, lavora in maniera progressiva, cioè inizialmente assorbe molto le vibrazioni e poi diventa molto più rigida man mano che si va fino al fondo. Questo ovviamente perché è pensata per le strade bianche, quindi esatto. Per dare comfort. Tra l'altro RockShox l'ha pensata proprio in funzione gravel. Sì, e no, bisogna mollare lì il manubrio. Montare prima il manubrio, vero? No, mollare il cavo, in modo tale molliamo che... Come si aziona il telescopica o da una leva per manubrio drop? Lo scopriremo solo vivendo. Non è che c'è tipo un pulsante qua. Adesso vediamo dove va il cavo. O direttamente sulla sella. Allora, se il telescopico ha l'azionamento sulla sella, c'è una leva qua, ma no, qua non c'è, perché vedi che c'è la boccola qua per mettere il cavo. Quindi il cavo sicuramente esce di qui. Sì, poi possiamo usare anche le loro chiavi, perché le loro chiavi tra l'altro sono tutte... Bravo. Sono dinamometriche. Sì. Beh, bello, comunque bello. Come colore. Dal vivo è molto più bello, esatto, che in foto. Esatto. Stavo pensando la stessa cosa. Io avrei preferito il grigio, però così non mi dispiace neanche. Questo dovrà essere sotto. Siamo centrati? No, io direi per niente. Devi andare molto più verso di te. Ma non è che il telescopico lo... Sì, lo azioni da lì. Ah, eccolo qua. Da lo qua. Azioni da lì. Esatto. Sì. Allora, adesso però prendiamo la chiave di nuovo. Te la prendo.
Scusami, no, ma mi sto scaldando, eh. Menon, avvitale sia croce. No, mi sembra troppo basso, Menon, sto manubrio. Vabbè, senti, lasciale così puntate. Adesso le puntiamo, le rifiniture le facciamo dopo. No. Molto okay. Bello il manubrio, fa una curva tipo piega mountain bike. Carino, molto carino. Bene, andiamo sul telescopico. Allora, fammi vedere questo telescopico. Ah, ok, allora, la leva che non funziona per il cambio, perché è il monocorona, funziona per il telescopico, premendola tutta quanta. Quindi premendola tutta quanta sicuramente te lo fa abbassare, te lo sblocca e tu col peso vai giù col sedere. Eccolo qui. Tome, non istruzioni. Fatto? Eh sì, con la pratica pinza. No, lasciamo stare Translate. L'unica cosa... Cosa serve? Il grasso. Serve il grasso. Quello nella bustina. Sarà nella sacca di rifornimento il grasso? No, l'ho visto adesso, è quello, quello trasparente, quello rosato, rosé. Ma dov'è sto grasso? Comunque, è questa la chiave che... Questa chiave qua faceva vedere per il manubrio. Eccolo qua il grasso. Ah, è caduto. Assembly past for carbon and alloy components. Ok. Andiamo di grasso. Prova grasso. Aspetta che prendo lo straccetto. Ma così lo spalmi? No, come ma non l'hai visto il video, Menon? Come si spalma? No, faceva così il tipo, no? Direttamente, ma sì. Vabbè, Menon... Ma mi stai mettendo un botto e te lo dico che poi ti esce tutto sopra. Sembra marmellata alle fragole. Beh, questa comunque per Canyon è una grossa pubblicità, perché diranno, vedi, se riescono a montarla questi due abbiamo lavorato bene. Ok. Guarda, guarda come lavora bene. Tanto non scappa, eh? Non può scappare, è vincolato. La vite di bloccaggio è qua dietro, qua. 5 Nm, che è sempre questa chiave qua, quella che tu non vuoi usare. Ma non vuoi che abbozziamo già a una misura di altezza sella? Prendo le misure, ce le ho sul telefono. Hai visto... Che schifezza che hai fatto, Menon. Se tu lo mettevi solo 5 cm in punta, poi quando saliva su... Adesso lo pulisco, dai. Hai fatto un... C'è un esubero di grasso. Eccola qua l'altezza. Allora, assetto bicicletta ottimizzato. Altezza sella... A 71 e mezzo, quindi da qui alla lì 71 e mezzo. Ma solo una bozza, poi una bozza, porca miseria, no, siamo altissimi, siamo sulle stelle, Menon. Mamma mia, Menon col telescopico è tanta roba, comunque guarda che la sella a me sembra bella, ma no, è fatta questa è corta, roba qua, questa è molto roba qua. Corta. È molto molto simile alla Specialized che usa Sartori. Sul mio culo non va bene quella, Guido. Vabbè. Dovrò poi cambiarla. Ancora 2-3 mm. E poi lo blocchiamo. E voilà, dinamometrico. Sì, poi bisogna vedere se è dritta, se è in bolla, se... Certo. Però, vabbè, iniziamo. Le finezze le facciamo alla fine. Ruota.
Bellissimo, se n'è andato via dall'inquadratura, ma non vi preoccupate, è qua, ecco con me. Oh, un bel po' di grasso, come piace a me. Adesso speriamo non tocchi il disco sulle pastiglie, perché sennò me non va nel panico. Quando ha ritirato la track, fa Guido, Guido, fa zin zin, Guido. Ti ricordi? Volevi portargliela indietro. Ok. Questi menon, tieniteli, perché sono importanti per quando la carichi in macchina. Ah, certo, certo. Oh yeah. Dopo diamo una gonfiata alle gomme. Ma per caricarla in macchina cosa fai? Poi la togli questa? Sì, per forza. Però intanto assembliamo. Allora, menon, se tu tieni un attimo. Ok, ci siamo. Forcella è completamente sgonfia, mi sembra. Vabbè, adesso la gonfiamo. Togliamo ancora qualche cartellino. Anche qua e là. Ah, quello lì sul disco. In realtà sai che molti lo tengono vita natural durante, io una cosa che odio. No, non mi piace. Ma guarda che forse tu, non mi ricordo, su qualche bici ce l'hai ancora montato. Beh, la bici comunque praticamente così è montata. È montata. Adesso... cambio perfetto. Già che ci siamo, montiamo già i pedali. Certo, certo, i mitici... Okay. Qua come si chiamano? Candy Crash Crank Brother. Crank Brother. Mamma mia, oggi male male proprio. Il degenero del Crank Brother. Anche i portaborracce, no? Ma e il grasso dove è finito? L'ho buttato. No, l'hai buttato? La marmellata di fragole? Sì. Ma come l'hai buttata? No, ma no, non per i pedali. Ma tienitela, no? Magari poi si secca con l'andare del tempo. Vabbè, ma ne ho a casa di grasso. Ma non è lo stesso. Quello ha le particelle all'interno per l'accoppiamento carbonio-alluminio. Mamma mia. Il bello è che lui li guarda tutti i miei video, ma non mi serve. Senza speranza. Ah, vedi che ci sono le tacchette. Sì. Ma secondo me va... Ma dici che sono diverse? A me sì. Sembrano uguali. No? Io i Crank Brother non li ho mai avuti, meno. Secondo me sono specifiche queste tacchette. Ok. Mio modesto parere. Tanto le scarpe non le ho dietro, quindi... Comunque siamo dei casinisti, eh. Qui non c'è left and right, no. Certo che c'è left and right, meno. Allora vedi che il 3 essendo così, questo sarà a sinistra e questo sarà a destra. Ecco, qua bisogna pulire il grasso. Tampone! Tamponiamo! Avevo lo spazzolino da denti vecchio che usavo per spalmare il grasso, perché se tu lo metti in punta, poi man mano che avviti se lo prende. Infatti è la pedella da 170. Poi fammi sapere come ti trovi. Sono più piccole di quelle della Trek, più corte. Sì, quelle sono 172,5. E sulla Mountain? Hai le 175. Addirittura? Sì, infatti sta roba, boh, non so. Sai, per chi è un po' sensibile di ginocchia, tipo me te. Cioè, creano più problemi quelle più corte? No, in realtà... Dovrebbe andare me. Infatti proprio ieri ne parlavo con l'osteopata e mi diceva... Sì, in realtà 170 fai lavorare meno, fa meno escursione, vero, quindi è più... Bene. Deve essere meglio. Non c'è 165. No, in realtà esistono, ci sono degli atleti su pista che le montano anche cortissime, non so. Perché effettivamente con queste giri più agile. Questa è una frizione, ma in realtà no, deve stare così, così deve stare. Allora... Portaborracce. Ah, portaborracce. Va bene. Poi gonfiamo la forcella dopo. Due newton metro di serraggio. Ah, quindi meno di 5. Devo prendere l'altra allora. Ho preso delle altre chiavi, menon. In realtà io da me in cantina uso tantissimo la chiave a cricchetto. Quella che c'ha il buco lungo, cric cric, quella è comodissima. Per queste evenienze. Qui il grasso litio lo mettiamo.
farei? Beh, la bici adesso c'ha tutto, porta borracce, eccetera, eccetera. Allora, farei una gonfiata alla Rudy. Benissimo. Tra l'altro non ti faccio neanche disimballare la tua pompa. Tra l'altro questa, per bloccarla e sbloccarla, devo andare direttamente sulla forcella, giusto? Tu sei sicura che c'è il blocco? Ma anche questo in inglese. Cioè. Ah no, c'è anche in spagnolo. Instrucciones de seguridad. Menon, per favore. Ah no, c'è in tabella con le misure della bici? No, della le pressioni di gonfiaggio. Ah, non lo so, c'era questo della forcella. Luce. Luce. Mi serve una luce. Aspetta che prendo il cellulare. Addirittura due luci. Ride weight, air setting. Io sono a cavallo tra 63 e 64. Quando okay. Mangio la pizza anche 65 volte. 110-130 PSI. Eccolo lì. Il rebound. L'ho trovato. Malefico. Beh, questo effettivamente non è molto chiaro. Praticamente si infila qua sotto. C'è una brugolina. Infatti qua di lato c'è il simbolino classico del rebound. Quindi la bici adesso è completamente montata, forcella gonfiata, pedali gonfiati, il cambio pedali già... montati, i pedali non si gonfiano. Sì, pedali però... montati, grazie Menon. Quindi a posto. Adesso mettiamo in bolla la sella, controllo questa distanza con le misure del biomeccanico e gonfio le gomme. Quindi direi che bici top. Montata, bellissima. Poi Menon ci farà sapere come va. Assolutamente. Poi mi farai fare un giretto dell'isolato, certo, così io... Certo. Vi dirò qualcosa in più. Per oggi è tutto, ragazzi. Dal cicloturismo da zero studio e dal Menone. Ciao a tutti, a presto. E dal suo inglese è tutto. Ciao. Quanto abbiamo detto, Menon? 110. Sì. Ma pensa a te. Scopro oggi che le forcelle si gonfiano. È una forcella d'aria questa. Guarda, guarda come si allunga. Beh no, ti prego, ti prego.